un'edizione del Saracino speciale sotto tanti punti di vista. Secondo me è un'edizione un po' straordinaria, perché al netto del fatto che ormai era 2 anni che non ci vedevamo, perché l'ultima edizione è stata quella del settembre 19, ma è il fatto che si riuscirà a fare questa giostra nonostante la presenza tuttora dello stato di emergenza e quindi con degli opportuni accorgimenti. E quindi non era facile riuscire a organizzarla, non era facile convincersi soprattutto che si sarebbe potuta fare. Però siamo arrivati quasi in fondo, quindi io ormai continuo a tenermi le mie dita incrociate, ma penso che sarà veramente una bella edizione, un po' per la voglia di correrlo e un po' perché oggettivamente è un anno particolare questo, lo è stato e probabilmente lo sarà ancora, e questa dedica importante a Dante Alighieri nel 700° della morte è significativa per Arezzo, è significativa per tutta la Toscana, quindi credo che sarà anche un bel richiamo. Diciamo che molta della volontà che abbiamo messo per fare questa edizione del Saracino risiede nel voler comunque completare un percorso di manifestazione della città, ma anche per presentare la città a chi non è di Arezzo. Tante manifestazioni, diciamo la maggioranza, sono state annullate, questa se non è l'unica, poco ci manca in Toscana, ma insomma in Italia molti dicono non sarà una festa di popolo come la giostra è abituata ad essere, e quindi forse era il caso di valutare di rimandare anche questa edizione. Ma in realtà sì, questo è vero, è che non sarà un Saracino come gli altri. Poi che non sia una festa di popolo io un po' lo contesto, perché alla fine se gli spettatori sono più della metà, la piazza è comunque piena, il colpo d'occhio è comunque bello, la vita nei quartieri non credo che, nonostante tutte le mie raccomandazioni, e sentite che ho la voce bassa, mi daranno retta fino in fondo. Quindi delle due è più il rischio che comunque corriamo che non quello che non sia una festa di popolo. Io penso che sarà comunque una bella edizione. Mi auguro che il tempo ci dia una mano, perché oggi siamo ancora indietro a montare il palco per l'estrazione delle carriere, perché abbiamo visto quello che è successo stamani. Mi preme però comunque dire che questa forte volontà è stata condivisa da tutto il mondo della giostra. Quindi io sono... Che succede quando si consegna la lancia ai vincitori? Come gestirete quel momento e anche quello del Te Deum? Allora, su questo io lunedì vedrò i rettori. C'è una richiesta da parte mia, che la trasferisco così come mi perviene da parte del signor prefetto, di uno sforzo di maturità da parte dei quartieri. Cioè io la lancia la darò nel terrazzino al rettore del quartiere che sarà giudicato la giostra, la folla ci sarà comunque, ecco, sarà inevitabile. Quello che non si deve fare è abbracciarsi, baciarsi sulla bocca e fare tutte le cose che normalmente si fanno. Ecco, su questo io chiedo veramente la collaborazione dei quartieri, dei rettori, dei capitani, di coloro che hanno l'obbligo di rendere questa manifestazione possibile e sicura entro certi limiti. Non mi aspetto che i risultati di Covid dopo il Saracino siano uguali a quelli di prima del Saracino. Io li metto in conto, ma limitatamente, esatto.